Stiamo entrando nel vivo della campagna, quindi incominciamo ad avere una temperatura un po' più autunnale, quindi chiaramente incominciamo proprio ad avere molte più richieste, sia di antinfluenzale che di antipneumococcica che di Covid. Chiaramente noi stiamo, oltre a quello sull'attività su prenotazione nei nostri centri vaccinali, stiamo mettendo in opera tutta una serie di attività per raggiungere capillarmente le persone e dare ad ognuno la possibilità di accedere il più facilmente possibile. A Civitavecchia abbiamo devo dire, un calendario molto consistente, oltre insomma, al nostro centro vaccinale, perché noi saremo il 18 al mercato, il 25 a San Liborio, dove porteremo tutte le vaccinazioni, quindi non solo antinfluenzale, non solo Covid, non solo pneumococco, ma tutto, antitetanica, herpes zoster, papillomavirus, qualsiasi cosa. Abbiamo programmato già 3 giornate nei tre centri anziani di Civitavecchia, quindi il 14, il 21 e il 28, dove non solo gli anziani, ma chiunque può venire, loro, insomma, chi vive con loro, e porteremo anche qua tutte le vaccinazioni dell'adulto, dell'anziano. E poi chiaramente stiamo programmando tutta una serie di attività, per esempio rivolte ai soggetti senza fissa dimora, quindi soggetti più fragili, che avremo anche lì insomma delle giornate dedicate, e quindi speriamo di dare, al di là dell'appuntamento, la possibilità a tutti di venire senza appuntamento, magari faranno un po' più di fila, speriamo, però vaccineremo tutti. Per l'antinfluenzale, anche dalle richieste dei medici di medicina generale, io invito sempre chiaramente a rivolgersi sia per l'antinfluenzale che per il Covid, che per l'antipneumococcica, al proprio medico di medicina generale. Devo dire che le richieste sono, abbiamo quasi praticamente consegnato tutti i vaccini che c'erano stati assegnati dalla regione, ne stiamo chiedendo degli altri, quindi mi sembra che insomma stia sicuramente andando bene. Anche la vaccinazione Covid, diciamo che pian piano, certamente i numeri non sono quelli degli anni scorsi, ma che il messaggio che le persone più anziane o le persone con patologie debbano proteggersi da tutto, diciamo che, come si diceva una volta, la pubblicità di un gelato 2 è meglio di uno, insomma, stia passando, e che quindi affrontare un inverno con la protezione per tutti, tutte le patologie respiratorie, se sia una persona fragile, anziana, una donna incinta, è sicuramente importante. Dottoressa, nei giorni scorsi una circolare dal Ministero rivolta alle regioni che ha invitato ad accelerare in vista dell'inverno. C'è preoccupazione? Beh, chiaramente è normale che le patologie respiratorie hanno una maggiore incidenza in inverno, sia perché viviamo tutti insomma, chiaramente in ambienti più confinati, c'è più facilità di contagiarsi, quindi è importante che le persone che abbiano una condizione di rischio per età oppure perché abbiano una patologia affrontino questo inverno il più protetti possibile. Quindi io invito tutti, sicuramente per le patologie respiratorie, ma che poi sarà l'occasione, ogni volta che venite al servizio vaccinazioni non ci fermeremo a una singola vaccinazione, ma consiglieremo e prenoteremo anche, voglio dire, le altre vaccinazioni. Oltretutto noi abbiamo adesso anche una modalità, oltre ai call center, sia per l'antinfluenzale che per le vaccinazioni normali, abbiamo anche la possibilità di prenotarci tramite il portale, andando sul sito della Regione Lazio, oppure scaricando insomma, un'app, che è quella della Smart Hospital ASL Roma 4, dove uno può accedere, può prenotarsi, può anche vedere il proprio certificato, insomma può fare tutta una serie di cose che sicuramente sono volte per favorire l'accessibilità all'utente. Poi ricordiamoci che i bambini piccoli, ma le donne in gravidanza, persone estremamente a rischio, hanno anche gli accessi liberi, quindi cerchiamo il più possibile di garantire insomma, la maggiore accessibilità ai servizi.
Thank you.